Come potete immaginare, un fuoristrada in questa situazione non è proprio il massimo. Per fare un sorpasso devo prendere la rincorsa, poi qui dentro c'è un rumore che sembra di stare alla finale dei mondiali. Fai un po' sentire un attimino. Scusate, ma quanto manca all'arrivo? Ancora un'oretta. Un'ora? Ma come un'ora? No! La buona notizia è che circa 60 minuti dopo ero in tutt'altra situazione. Questa è la nuova generazione della Suzuki Jimny, che è cambiata del tutto rispetto al passato per quel che riguarda i contenuti e l'estetica, ma non sotto alla carrozzeria, perché infatti Jimny rimane ancora un fuoristrada duro e puro. Prima cosa, sotto si nasconde un nuovissimo telaio sempre a longheroni, ideale per i passaggi in fuoristrada. Infatti nei passaggi più estremi si flette, ma senza arrivare ai casi limite in cui si piega. Seconda cosa, l'auto viaggia a due ruote motrici, quelle posteriori, per la maggior parte del tempo. Si possono inserire le quattro ruote motrici e anche le ridotte, ideale per muoversi su fondi a bassa aderenza e anche per superare le pendenze più difficili. Terzo punto, grazie a questa carrozzeria così squadrata, l'auto ha 37 gradi di attacco, 28 di dosso e 49 in uscita. In questo modo si possono passare anche le pendenze più difficili, passaggi più complicati. Però attenzione, perché c'è anche il sistema LSD, che blocca la ruota che slitta ridistribuendo la coppia sullo stesso asse a quella che ha più presa. Quarto punto, le sospensioni hanno una lunga escursione. Su strada sono morbide, forse troppo, però in fuoristrada sono l'ideale. Poi tra l'altro gli assi anteriori e posteriori sono a ponte rigido, che significa che se una ruota viene spinta verso l'alto, l'altra viene spinta verso il basso, massimizzando in questo modo la trazione sul singolo asse. La carrozzeria squadrata è particolare, ha forme estremizzate e forti. Alcuni dettagli riprendono poi in tutto e per tutto la tradizione di un modello che dal 1970 ha fatto storia. I fari tondi sono ripresi dalla prima e dalla seconda generazione, adesso però hanno una tecnologia full LED ideale per vedere bene di notte in strade poco illuminate, sia su asfalto che in fuoristrada. Dalla seconda serie derivano questi solchi, che nella seconda serie erano appunto due prese d'aria, ideali per far respirare il motore, adesso sono soltanto un elemento estetico. E infine la griglia frontale, con questi listelli verticali, richiama il Jimny di terza generazione. La carrozzeria ha elementi funzionali, come ad esempio questa canalina, che permette di viaggiare col finestrino aperto e far scivolare l'acqua o la neve quando si scioglie. Wow. Il bagagliaio non è capientissimo se parliamo di sedili posteriori in posizione. Se li abbatto però diventa molto più capiente e super pratico grazie a questa enorme imboccatura. Il fondo è in plastica rigida, quindi facile da pulire, molto resistente. C'è un pozzetto qui sotto, ideale per mettere ancora qualcosa. C'è anche una presa di ricarica e poi ci sarebbe il suo pistoncino, potrebbe tenere il portellone aperto, magari in salita. E invece non ne ha la forza necessaria. Per essere un fuoristrada compatto, questa Jimny ha moltissima tecnologia, a cominciare dal climatizzatore, che è automatico, e anche il sistema elettronico di controllo della velocità in discesa. Il sistema di infotainment, Apple CarPlay, Android Auto, il navigatore, la radio ovviamente e lo streaming Bluetooth del telefono. Inoltre ci sono i sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control, non è adattivo, però c'è anche la frenata d'emergenza automatica, oppure l'avviso di abbandono involontario della corsia, o ancora il controllo dei segnali stradali, con i limiti di velocità e tutto il resto, eppure il sistema che monitora la stanchezza del conducente. Ok, ora diciamo che abitate in certe zone d'Italia e una situazione del genere non è poi così remota. Adesso fuori ha cominciato a nevicare e voglio provare a mettere un po' in crisi quest'auto cercando qualche passaggio un pochino più impegnativo. Dubito che qua riuscireste ad avventurarvici con magari un SUV, anche di quelli compatti, anche con la trazione integrale. Più che altro l'apprensione di toccare ovunque, di danneggiare la carrozzeria. Vediamo, ok, qui c'è una roccia un pochino più alta. Da quel lato. Fa andare ovunque sta macchinina. Via. Una delle più grandi novità della nuova generazione della Jimny è l'uscita di scena dei motori turbo. C'è un motore aspirato 1502 cavalli. Non c'è neanche più un diesel, c'è soltanto un benzina. Chissà se in futuro arriverà anche un ibrido, questo ancora non lo sappiamo, non c'è stata ancora nessuna informazione ufficiale.
E molti di voi potranno dire, beh, ma col diesel avrei avuto molta più coppia per trainare magari ad esempio un rimorchio o comunque in generale per potermi districare nel fuoristrada. Verissimo. Da un lato però abbiamo sicuramente un'automobile molto più leggera rispetto ad un'automobile diesel e che vi posso garantire che riesce a cavarsela d'impaccio dalla maggior parte delle situazioni senza il minimo problema. Dove va un pochino più in crisi è su strada in una situazione come questa. L'automobile comunque si comporta bene, nel senso che in accelerazione è discreta grazie al cambio che ha comunque delle marce molto corte, però dei sorpassi diventano un pochino più complicati da fare in certe situazioni limite, magari quando siete a pieno carico, quindi bisogna premere a fondo sul pedale del gas. Il cambio è un manuale a 5 marce, si può avere anche un automatico volendo, costa 1500 euro in più e queste marce sono particolarmente corte, quindi riesce veramente ad andare ovunque quest'auto, ma non è finita qua perché volendo si può premere questa leva tra i due sedili anteriori e inserire le ridotte, oltre ovviamente inserire la trazione integrale 4WD. In questo momento sono su una strada innevata, però sono su asfalto. In queste condizioni vi consiglio di non lasciare inserita la trazione integrale permanente, le 4x4, perché il differenziale centrale rischia di surriscaldarsi, ma non soltanto sulla Jimny, in generale su tutte le trazioni integrali inseribili. Quindi in questo caso viaggio con la trazione soltanto al posteriore e l'automobile riesce comunque ad avere un'ottima agilità. In queste strade, dove siamo comunque in montagna, quindi pendenze, discese, salite, tornanti, eccetera, l'auto si sta comportando veramente, veramente bene. Insomma, come avete visto, quest'auto se la cava benissimo nel mondo del fuoristrada. Riesce a fare passaggi molto impegnativi e a cavarsi d'impaccio praticamente da qualsiasi situazione. Certo non è una via di mezzo molto equilibrata tra asfalto e fuoristrada, in quel caso dovete andare su qualcosa di diverso. Ad esempio mi viene in mente la Panda Cross, oppure per rimanere in casa Suzuki anche la Suzuki Ignis. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a cliccare qua in alto a destra per vedere il prezzo di quest'auto, le dotazioni e per richiedere un preventivo gratuito. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Adesso scusate ma devo tornare a casa prima che diventi troppo tardi.